Perché Federico Fellini dedica un intero film al circo, ai clown, ai suoi amati pagliacci? Ma perché è molto semplice, perché aveva individuato che nel circo, in questa forma di spettacolo globale che viene chiamato convenzionalmente il primo spettacolo del mondo, fosse annidata la sua vocazione, fossero quelle le radici di un talento che avrebbe sviluppato una volta diventato grande. E infatti nei clown racconta proprio se stesso in prima persona. Il film è camuffato dietro un'inchiesta giornalistica che tenta di capire, di sviscerare i segreti di questo spettacolo meraviglioso, lo spettacolo circense. Federico si sposta addirittura a Parigi, dove c'è una tradizione ultracentenaria del circo, ci sono circhi in muratura, interroga addirittura il più grande storico riconosciuto del circo all'RMI, che gli racconta quali erano le grandissime famiglie circensi, proprio quelle che avevano dato vita ai più grandi numeri clowneschi della storia, ai trapezisti, gli acrobati. Insomma, cerca di ricostruire anche la storia del circo per capirne la grandezza, per capire perché erano così importanti per lui. Nel film inizia proprio con un bambino che si sveglia la mattina nella sua cameretta, si alza, va alla finestra, apre le imposte e vede che sotto casa, proprio davanti a lui, durante la notte si è accampato un circo. Vede questo grande tendone, lo chapiteau, come si chiama in gergo, che non sa cos'è, ma la curiosità è talmente forte che scende ancora con la camicina da notte addosso, scende da basso, scende in strada e piano piano, cautamente, si avvicina al circo, sposta la tenda, entra nella porta e si ritrova sotto questo tendone, sotto questo pancione respirante, lui diceva, che non sa che cos'è, ma vede subito dei clown, degli attori truccati da clown che stanno facendo le prove dello spettacolo della sera. Ne rimane proprio travolto e la sera assisterà allo spettacolo dove lo conduce suo padre. Ma l'impressione che gli fa questo primo contatto col circo, questa scena primaria, come si chiamerebbe in psicologia, cioè la scena che poi in qualche modo condizionerà tutta la nostra vita, vorrei leggervelo perché le parole di Federico sono così evocative, così giuste e precise, che sarebbe un peccato sciuparle. Dice Federico, il circo di Pierino, così si chiamava questo circhetto che era approdato a Rimini, probabilmente piccolissime, a me parve immenso, un'astronave, una mongolfiera, qualcosa con cui avrei viaggiato. Quando fu l'ora dello spettacolo ed esplosero attorno a me, che stavo sulle ginocchia di mio padre, le trombe, le luci, gli applausi, i rulli di tamburo, i lazzi gridati dai clown, la loro ciabattante, buffonesca, straccione, ilare irrazionalità, mi sembrò confusamente di essere atteso, che aspettassero me. Mi parve che mi riconoscessero, come i burattini di Mangiafuoco quando dal palcoscenico vedono in fondo al tendone Pinocchio e lo salutano come uno dei loro, chiamandolo per nome, abbracciandolo e ballando insieme tutta la notte. Ecco, Federico si sente come Pinocchio accolto dai burattini, finalmente ha trovato la sua famiglia. E da lì partirà la sua vocazione, il suo talento, che lo porterà a diventare uno dei più grandi registi del mondo. I personaggi simbolo del circo, i più importanti, quelli che noi chiamiamo archetipali, cioè all'origine di tutto, sono proprio i clown, che nella famiglia circense hanno un carattere specifico. I clown si dividono in due personaggi. Uno è il clown bianco, vestito in maniera sfarzosa e in genere serioso, puntiglioso, anche arrogante, anche prepotente, e l'altro invece è l'Augusto, che cerca di tenergli testa facendo il buffone, scherzando, giocando, prendendolo in giro, come fanno i bambini. Ecco, questi due personaggi, secondo Federico, sono due personificazioni della personalità umana, cioè tutti noi portiamo dentro sia il clown bianco sia l'Augusto. E anche qui Federico lo dice così bene che vorrei leggervi le sue parole.
Il clown, nel suo carattere sdoppiato, è per Fellini la raffigurazione della duplicità stessa della natura umana. Il clown bianco è l'eleganza, la grazia, l'armonia, l'intelligenza, la lucidità. In persona, in sostanza, la mamma, il papà, il maestro, l'artista, il bello, insomma, ciò che si deve essere e ciò che si deve fare. L'Augusto, in contrapposizione, è il bambino che se la fa sotto, si ribella a una simile perfezione, si ubriaca, si rotola per terra e anima perciò una contestazione perpetua. Essi sono due atteggiamenti psicologici dell'uomo, la spinta verso l'alto e la spinta verso il basso, divise e separate. Ecco, questa visione dei clown che Federico trasporta su tutta l'umanità era anche un suo gioco prediletto di dividere le persone che incontrava oppure i personaggi famosi in una di queste due categorie. Chi è? Un Augusto o un clown bianco? È quello che si prende sul serio, che è serioso, che pensa di essere sempre con una divisa, e con gli stemmi, con le medaglie sul petto, oppure l'altro che lo prende in giro per questa sua vanità e in qualche modo ne distrugge il piedistallo, lo rende ridicolo. E allora il gioco consisteva in questo, cioè chi è il capo del governo, un clown bianco o un Augusto, e il suo collega, Antonioni oppure Visconti o Pasolini, era un clown bianco e un Augusto. Ecco, il gioco di attribuire all'uno o all'altro una delle due categorie era anche una maniera di capire l'umanità, di renderla immediatamente percettibile. Era così innamorato del circo Federico e di tutto quello che il circo comportava che quando nel 73 per girare il film Amarcord, aveva uno dei protagonisti, che era lo zio di Tito, il Pataca, era una parte che aveva affidato a Nando Orfei. Nando Orfei, della grande famiglia degli Orfei, in Italia c'erano queste due grandi famiglie, gli Orfei e i Toni, e gli Orfei erano anche loro emiliani, come Federico, e avevano in quegli anni avevano un circo immenso a tre piste che avevano fatto i tre fratelli, che erano Nandino Orfei, Rinaldo e Liana. Quando venivano a Roma non passava sera che non si andasse al circo. Loro erano accampati sulla Cristoforo Colombo, c'era questo tendone immenso e le serate finivano tutte lì. Talvolta anche facendo molto tardi, perché si aspettava la fine dello spettacolo e poi si andava nella roulotte di Nando, che era una specie di roulotte delle mille e una notte, vastissima, enorme, arredata magnificamente, lussuosamente, dove poi c'era il dopo circo, dove si radunavano non soltanto la famiglia con i bambini, gli animali del momento, il tigrotto, il leoncino, le colombe, ma venivano anche il trapezista, il clown, e si parlava di circo fino a tardi, ovviamente rievocando le più grandi leggende del circo, ridendo e conoscendo anche i segreti di bottega di cui Federico era così goloso. Una volta addirittura siamo stati a festeggiare il passaggio dell'anno, l'ultimo dell'anno, il Capodanno, proprio al circo, sotto il tendone. Avevamo aspettato che finisse lo spettacolo e poi le donne del circo avevano preparato i cappelletti in brodo che piacevano tanto a Federico e in 4:48 sulla pista dove c'erano stati fino a un momento prima gli animali e i clown era stato allestito un banchetto di fine d'anno, erano stati messi i tavoli, erano arrivati questi pentoloni con i cappelletti, con i tortellini profumati e fumanti e avevamo festeggiato così il Capodanno, c'era anche Giulietta insieme a Federico e c'era tutta la troupe e tutti gli artisti di Amarcord. Ecco, per dirvi, era talmente importante il rapporto con il circo di Federico, talmente importante per lui identificare il mestiere dell'attore con il direttore di pista, quello che entra col frustino in mano, la divisa rossa fatta cucita tight, che gli sembrava che in qualche modo
tutta la sua vita ne fosse condizionata. E volevo così condividere con voi un piccolo segreto che mi aveva molto commosso a suo tempo. Quando Federico è scomparso, noi avevamo allestito la Camera Ardente proprio dentro il suo Teatro 5, dove aveva realizzato i suoi più grandi capolavori. In un angolo del teatro, cioè il teatro immenso, un angolo del teatro era stata messa una pedana e sopra era stato ovviamente appoggiato il feretro. Ma quando erano arrivati i necrofori, qualcosa non andava, forse i sostegni non erano giusti, ma la cassa aveva cominciato a vacillare, scivolava, non si riusciva a trattenere, come se Federico fosse ancora vivo, e tutto era finito in una risata. E in quel momento il suo direttore della fotografia dei clown mi disse all'orecchio: lo sai che qui, in questo angolo, è stato girato La morte del clown? Ecco, adesso che voi vedrete il film, La morte del clown, che è l'ultima sequenza prima della fine, è una specie di farsesca, manicomiale corsa di tutti i clown dietro un feretro finto dove la bara barcolla e rischia sempre di crollare, e quindi questo finto funerale di fazzolettoni, di pianti, di lacrime, si trasforma in una risata ciclopica. Ecco, Federico forse aveva voluto salutarci così, era un saluto da clown. Adesso guardate il film, alla fine ci saranno i due clown che si salutano, uno alle spalle all'altro, nella pista vuota di un circo, con due riflettori che li illuminano, due raggi, due occhi di bue, come si chiamano nello spettacolo, e questo suono dolcissimo della tromba, così amato da Federico, che ci saluta come per un arrivederci. Il circo è la vita. Buona visione a tutti.